Mirko Peragine, non potevamo che essere in una barberia perché il 9 e 10 ottobre all'Hotel Capannelle di Roma ci sarà Barber Match. Che cos'è? È la più grande sfida d'Italia per barbieri ed è anche il più grande evento formativo del 2016 nel settore della barberia professionale. Arrivano da tutta Europa praticamente a sfidarsi oltre che a formarsi. Assolutamente sì, arrivano da tutta Europa e abbiamo anche ospiti da Santo Domingo, dall'America e dall'America Latina. Perché non è solo importante essere il più bravo, ma anche sapersi raccontare meglio? Assolutamente. Oggi l'uomo ha deciso di voler spendere più soldini per il proprio benessere, tutti i barbieri hanno una propria storia da raccontare, l'importante è saper raccontare nella maniera giusta, quindi questi corsi di formazione non sono prettamente tecnici, perché sappiamo che sono tutti ottimi barbieri, ma sono corsi che aiutano anche ad insegnare a queste persone che parteciperanno come raccontare meglio la propria storia di successo e come far avvicinare il cliente più esigente. Perché Roma sei il cuore dell'organizzazione barese? Abbiamo deciso di dare più agevolezza nel raggiungerci da tutto il mondo. L'anno scorso l'abbiamo fatta a Brindisi, è stato comunque l'evento più grande d'Italia dell'anno scorso, ma abbiamo avuto qualche problema logistico. Roma perché è caput mundi, cioè abbiamo deciso di far restare tutti lì. Quindi è cambiato il modo di gestire anche un salone da barba, non è più come i vecchi tempi? Assolutamente, il barbiere old style non c'è più, quelli che sono rimasti un po' indietro hanno bisogno di aggiornarsi per non perdere il passo con i colleghi. Mirko, ovviamente io non sono un cliente, si capisce, di barberia, però sappiamo che ci sono alcuni dei nomi più importanti del settore. Sì, allora partiamo da Hiro, che il suo soprannome in realtà si chiama Hiroshi Vitanza, che è il sales manager della barbieria di Milano a Buccinasco, che è la più famosa barbieria d'Italia. Poi abbiamo Jot Davis dei Save Barbers, abbiamo Danilo Foresi che è il brand manager dei Macete Barbershop di Roma, il più grande network di barberie d'Italia, che farà uno show bellissimo manageriale, e poi abbiamo Fabio Figaro Lisboa che è portoghese e tra i suoi clienti può annoverare anche David Beckham, quindi davvero un grande barbershop. In più abbiamo le nostre centinaia di persone che ci raggiungeranno come visitatori e come partecipanti da gara. Come espositori avremo i più grandi brand internazionali. Giuseppe Amatulli è uno dei giudici del Barber Match. Sì, insomma, vi aspettiamo tutti, saremo lì per giudicare, ma soprattutto per aiutare i nostri colleghi in questo fantastico Barber Match 2016. Ricordiamo l'appuntamento. 9-10 ottobre, Hotel Capannelle a Roma. Vi aspettiamo ragazzi, numerosi.